Ciao a tutti amici di extremeworld.com, sono Ivan e benvenuti in questa nuova video review. Oggi abbiamo il Panasonic TalkPad JT-B1, si tratta di un tablet di casa Panasonic particolare perché è classificato IP65 e grado militare 810G. Si tratta quindi di un dispositivo che è resistente agli urti, caduta libera da 1,5 metri addirittura, alla polvere e agli schizzi d'acqua diretto, però non è immergibile ovviamente. Vediamo un attimino il tablet nelle dimensioni e quant'altro. Si tratta di un display da 7 pollici, quindi un tablet di dimensioni piccole, tutto sommato 220,9 x 129,5 x 17,8, 544 grammi di peso complessivo. Nella parte frontale abbiamo 3 pulsanti configurabili, il pulsante d'accensione, LED di stato e notifica che indica anche quando la batteria è scarica. Nella parte superiore abbiamo camera da 1,3 megapixel, sensore di luminosità. Alla sinistra lo speaker di sistema, nella parte inferiore sotto la batteria slot per la micro SD e per la SIM, essendo un tablet 3G, e camera da 13 megapixel con flash LED. Sopra, sotto questo sportino che abbiamo già aperto perché è abbastanza duro, abbiamo il connettore per l'alimentazione e la micro USB. Notate il sportellino che ha un sistema, diciamo, di guarnizione per preservare l'inserimento dell'acqua, e sembra esserci anche qua una specie di, non ne siamo sicuri, adesivo di garanzia che verifica che l'acqua non sia infiltrata all'interno. Nella parte esterna, adesso che lo chiudiamo, vediamo subito, c'è anche una clip di chiusura di serraggio per garantire l'ermeticità. Poi nella parte destra, diciamo superiore, abbiamo sotto un gommino, apriamolo, eccolo qui, jack audio a 3,5 mm. Per le cuffie. È possibile il bloccaggio sulle automobili, ad esempio tramite probabilmente questi supporti qua, questi inserti qua in ganci, e poi ovviamente ci sono dei inserti, se vogliamo dire, dei ganci per poter fissare delle fascette di supporto e di sostegno. Vediamo allora il tablet abbiamo già acceso per velocizzare i tempi, ecco qua, abbiamo un display da 7 pollici, risoluzione 1024x600, 500 candele al metro quadrato, è un display scarsetto, diciamolo subito, luminosità è elevata, però potete già osservare tramite la videocamera come i colori cambino molto al variare dell'inclinazione, dovrebbe vedere, soprattutto girandolo in questo senso qua. Credo che si riesca a percepire molto. Questo perché probabilmente si tratta di un pannello di non particolare qualità, non è sicuramente un IPS, probabilmente un TN, e quindi gli angoli visuali sono estremamente bassi. All'interno, come processore, abbiamo un OMAP 4460 da 1,5 GHz, si tratta di una soluzione dual core con 1 GB di RAM e una SGX 540. Ci sono poi 16 GB di memoria interna che si possono espandere appunto tramite micro SD per un totale di 16 più 32 GB, micro SD da 32 GB al massimo. Il sistema operativo preinstallato, aggiornato l'ultima versione in questo caso, è Android 4.04, eccolo qui. Ok. Ed è quello che abbiamo aggiornato precedentemente alla review. Allora, vediamo un attimino il tablet. Come detto, il display non è di eccessa qualità a causa della luminosità, però all'interno delle impostazioni permette la regolazione della sensibilità del touch, che è una feature interessante soprattutto perché questa è dimensione di carattere, sensibilità touch pannello, eccolo qui, tra normale e alta, che è sicuramente una feature interessante presente in questo schermo. I pulsanti, come ben detto, sono tutti fisici, come potete osservare, possono essere premuti, ma sono configurabili come tramite una utility presente nel sistema operativo. Tra l'altro il sistema operativo offre un'esperienza abbastanza standard, pulita di Android, non ci sono particolari software installati tranne un paio che adesso andremo a vedere, appunto quello per la gestione dei pulsanti. Allora, i pulsanti sono 3 ma possono essere gestiti in 3 modi diversi, ovvero singolarmente, come potete vedere qua, ad esempio 1, 2, 3 sono configurati come indietro, home e menu, oppure in coppie, ad esempio a 1 più a 2, a 2 più a 3, a 1 più a 3, quindi aggiungendo le funzioni in più. Non solo, è anche possibile definire il comportamento per delle lunghe pressioni, come ad esempio A1 modalità di sicurezza, A2 modalità prestazione e lanciare dashboard. Un altro software che troviamo installato in questo sistema operativo è gestione periferiche. Questo software qua è un software particolare, sicuramente mai difficile da vedere più che altro su un tablet consumer, permette di controllare singolarmente qualunque funzione
tablet, quindi abilitare o disabilitare, scusate, delle periferiche come Wi-Fi, Bluetooth, GPS, è presente anche l'NFC, le camere per risparmiare sostanzialmente batteria e non utilizzare quello che non serve. E poi è impostabile anche alcuni parametri per la configurazione di rete avanzati che normalmente non sono presenti. L'ultimo altro software che mi sembra che rappresenta all'interno del sistema base è praticamente OI gestione file, o IO gestione file, che serve appunto come file manager per navigare all'interno del nostro file system. Per quanto riguarda il tablet, appunto abbiamo detto che ha a bordo un OMAP 4460, si tratta di una soluzione dual core non molto recente in questo momento, che comunque offre una discreta capacità prestazionale. Andiamo a caricare il nostro sito www.extremenet.com. Siamo sotto rete wifi in questo momento, non 3G, e vediamo il caricamento. Ecco qui la pagina si sta caricando, ha finito in questo momento. Il tempo di caricamento è abbastanza buono, tutto sommato, e anche lo scroll non ne risente particolarmente. C'è un leggero ritardo nel redraw quando si fa il pinch out, come avete potuto vedere, riproviamo di nuovo, che la pagina ci mette qualche istante a riapparire. Proviamo ad aprire una recensione, vediamo un attimino cosa abbiamo qui. Apriamo questa qua della scheda video, l'abbiamo cliccata. Aspetta, questo non fu. Questo qua tra l'altro è il browser standard di... ok, adesso l'ho preso di Google, quindi non è Chrome. Qui mentre carica, come vedete, mentre carica, fare il pinch to zoom è abbastanza problematico per il tablet, ci sono gli scatti. Anche qua abbiamo sempre il solito problema di rendering della pagina al pinch to out, però comunque la navigazione è abbastanza fluida, come potete osservare. Proviamo ad aprire anche magari il Corriere della Sera. È ovviamente disponibile la modalità visualizza il sito in, diciamo, PC, quindi modalità desktop. Eccolo qui, lo stiamo ricaricando. Da osservare tra l'altro che questo effetto di flickering che vedete nel video non è presente a occhio nudo durante l'utilizzo del tablet, quindi è un limite della video review, insomma, usando normalmente non si percepisce niente. Ecco qui il sito, come potete vedere lo scrolling è fluido, lo zoom anche, e abbiamo sempre quel piccolo delay nel rendering della pagina in pinch out. Torniamo alla schermata principale, la fotocamera. Si tratta di una fotocamera praticamente base, leggermente personalizzata, perché all'interno delle impostazioni, per esempio, possiamo definire anche la qualità della compressione JPEG sostanzialmente per la fotografia. Proviamo a fotografare un oggetto. Allora, facciamo una fotografia. Qui per quanto riguarda le foto vedremo poi meglio durante il simbolo che caricheremo sul portale. Comunque sembrano in ogni caso parecchio rumorose nonostante il sensore ad alta risoluzione. C'è da dire che in condizioni di poca luce tende anche a scattare senza flash, quindi non è proprio un risultato pessimo sotto quel punto di vista, però sicuramente, visti i numeri, diciamo, le specifiche di ben 13 megapixel della fotocamera, ci saremmo aspettati una qualità migliore per quanto riguarda le foto. Vediamo un attimino l'audio. Quindi premo YouTube, facciamo partire una canzone. Ecco qui. Il volume al massimo, non sono presenti dei tasti di regolazione del volume fisici.
lo speaker è laterale. Mandiamolo un po' avanti per sentire una parte, diciamo, cantata. La qualità del suono non è malvagia, in realtà è abbastanza buona. È un pochino basso il volume, che comunque non impone un limite per quanto riguarda le notifiche, perché ci siamo resi conto che il suono, ad esempio, delle email in ricezione è decisamente elevato, squillante, si sente bene. Vediamo ancora se abbiamo dimenticato qualcosa che possiamo dire di questo tablet. Vabbè, ovviamente l'interfaccia grafica, appunto, è quella di Android 4.04 stock, non ci sono particolari personalizzazioni da parte del sistema. Abbiamo questa configurazione, la scheda di rete avanzata nel menu, che diverge un attimino da quella che è la soluzione standard di Android, ma non presenta particolari innovazioni. L'aggiornamento di sistema funziona tramite, appunto, il menu contestuale. Ci viene poi chiesto di aggiornare tramite, appunto, micro SD o dal server. Noi abbiamo fatto l'aggiornamento tramite server. Non abbiamo testato per ora, metteremo poi bench i risultati delle prestazioni fisiche del tablet, perché in realtà questo prodotto è destinato ad un uso professionale, quindi non è tanto importante la potenza pura del dispositivo, appunto anche dovuta alla presenza dell'OMAP 4460, ma più che altro la resistenza fisica del tablet ad urti scossoni. Avendolo in mano, questo tablet dà una sensazione davvero di robustezza. Normalmente si prendono questi dispositivi in mano e a volte c'è sempre quella incertezza che basta niente per romperli. Questo dispositivo è massiccio, la parte posteriore è probabilmente realizzata in plastica, anche se è davvero robusta e sembrerebbe quasi metallo, ma è sicuramente plastica. Quindi è un dispositivo parecchio robusto. Il prezzo è decisamente particolare, perché si tratta di praticamente 800 euro. È un prezzo fuori mercato per quello che riguarda un tablet normale. Nessuno si sognerebbe di acquistare questo in sostituzione, ad esempio, di un Nexus 7. Però bisogna capire il target di utilizzo, che è di nicchia. Voglio dire, nel momento in cui, per esempio, lavorate in un cantiere con un tablet normale che vi dura poco niente, questo qui è un investimento a lungo termine. Tra l'altro, nella parte frontale, adesso che parliamo di resistenza, ad esempio, alle polveri, potete osservare, se si nota, la presenza di una pellicola preinstallata. Non so se si riesce a notare vicino alla fotocamera, che c'è il taglio della pellicola preinstallata, che serve, appunto, per proteggere lo schermo. Niente, per quanto riguarda il tablet, penso che abbiamo detto tutto. Sul nostro sito troverete delle fotografie della confezione che comprende all'interno un caricabatterie tradizionale, che assomiglia molto a quello di un portatile in realtà, un laccio per impugnare, un panno per pulire lo schermo e manualistica di utilizzo. Troverete ovviamente anche dei benchmark sintetici, delle foto per visualizzare meglio gli angoli visuali dello schermo, ma come potete osservare sono alquanto, diciamo, limitati. Quindi continuate a seguirci sul nostro portale www.extremordo.com. Un saluto a parte dello staff.